E bentornati a Culturando, settimanale di approfondimento culturale di 87 TV, Finestra da Napoli sul mondo. Ed è un libro originale e atipico quello che oggi vi presentiamo, un testo che si propone al lettore come oggetto letterario e di alta letteratura, ma che come condivisione di un vissuto che si traduce in esperienza viva. Parliamo di tutte queste voci che mi premono dentro per Editoriale Scientifica a firma di Andrea Di Consoli, che è qui con noi e lo ringraziamo per questo. Benvenuto. Grazie Andrea. A te e a chi ci guarda e ascolta. E il libro inaugura una nuova collana, Esse Confini, Sconfini, diretta da Fabrizio Coscia. Andrea Di Consoli è scrittore, poeta, saggista, critico letterario, sceneggiatore, documentarista, collabora con la RAI e l'Istituto Luce. E a ragionare con noi di tutte queste voci che mi premono dentro è Pietro Treccagnoli, giornalista e scrittore. Tra i suoi lavori ricordiamo Elogio a San Gennaro. Felice di rivederti, Pietro. Ciao a tutti, ciao Andrea, ciao Antonella, ciao a chi ci sta ascoltando. Ciao Pietro. Il titolo stesso, tutte queste voci che mi premono dentro, suggerisce l'urgenza di un testo composto in narrazioni all'apparenza eterogenee, ma che sembrano in mosaico una sorta di autoritratto dell'autore stesso, che però diventa un'immagine speculare ad una generazione che si percepisce sempre un passo indietro agli obiettivi che si era posta. Da qui lo scetticismo fruttuoso e virtuoso che permea ricordi e appunti di vita, vergati in una lingua franca, lapidaria, che ricusa sequenze e omologazione e trascina il lettore di racconto in racconto. La voce delle voci di Andrea Di Consoli è precisa e inconfondibile. Di Consoli, scevro da rimpianti e rimorsi retorici, ricorda dei moti del G8 a Genova in cui giovanissimo accorre, ma che poi bigia, preferendo un incontro d'amore al rapallo, non possiamo biasimarlo, e dei suoi esordi letterari, dei suoi punti di riferimento autoriali, quindi il professor Pedullà, lo scrittore Franco Scaglia, una figura pressoché paterna, ma anche i poeti, a cui deve la scoperta del suo talento, da Umberto Sabba al conterraneo Rocco Scotellaro. Rievoca l'omicidio di Lolita. Lolita era una cantante in voga negli anni 60 che fu assassinata per gelosia, ed è con compassione cristiana che riepiloga il tragico destino che accomuna una teoria di attori pornografici, mentre con tenerezza laica rievoca Padre Pio e San Francesco di Paola. E poi c'è la Lucania. La Lucania scabra, materica, da cui si fugge, ma che si porta dentro per paesaggi e volti e fa da humus alla scrittura e al racconto. Come tutti i libri di Andrea Di Consoli, voglio ricordare uno dei migliori romanzi che sono usciti negli ultimi 20 anni, cioè Il padre degli animali, come diario dello smarrimento, l'ultimo lavoro scorso, la letteratura di Andrea si fa corpo ed è l'unico che possa ispirare una eternità che in quanto umana è pur sempre ai noi caduca. Andrea, a questo punto tu ci racconti la genesi di questa raccolta e il criterio col quale hai assemblato queste voci che si riversano così prepotentemente in chi le legge. Innanzitutto grazie per le belle parole che mi hai riservato, assolutamente immeritate. Devo dire questo, io sono uno scrittore controvoglia, a me non piace scrivere. A me piace leggere, però a volte, proprio mi rendo conto che lo faccio sempre, lo faccio da sempre, l'ho fatto tanto, lo farò tanto probabilmente se Dio mi darà ancora salute e vita, ma insomma io non amo tanto scrivere, cioè per me scrivere è una sofferenza, un dolore fisico, mi sento solo, la casa mi sembra piena di ombre, insomma, e allora io ho scritto di corsa, ho scritto perché per me è importante finire subito. Perché dentro la scrittura ci sto male, cioè non è una casa per me, è più che altro il come andare in quelle zone proibite delle città orientali, dove però è anche pericoloso andare, e quindi per me la scrittura è questo, andare in un quartiere malfamato, pericoloso, ma molto sensuale, di una città orientale, e però fondamentalmente non vedo l'ora di rientrare nel mio albergo, nel
un mio albergo lussuoso e non avere più a che fare con quella robaccia là. E quindi che cosa voglio dire? Che io nella mia vita ho scritto tanti reportage, ritratti, racconti, pagine di memorialistica, di aneddotica mia personale, eccetera. E quando Fabrizio Coscia, che è un eccellente critico letterario e scrittore napoletano, ha deciso di inaugurare questa collana, mi ha cercato e mi ha detto, siccome è una collana che trascende il genere un po' romanzesco, quello dominante, dice, non puoi che inaugurarla tu questa collana. E io ho accettato e sono andato a prendere un po' di testi che erano inediti o che erano stati pubblicati su rivista o su giornali, e li ho assemblati con un criterio minimo di coerenza, così, ma puramente musicale, ma fondamentalmente sono dei testi sparsi, messi insieme, anche perché, voglio dire, le tematiche sono tutte diverse. Cos'è che le accomuna? Fondamentalmente la mia inquietudine, la mia disperazione, quella mia voce minore, che però in qualche misura è riconoscibile perché è talmente scoperta e disperata che quando uno mi legge dice, ma forse questo è di Gozzo, diciamo, perché sente proprio la dispnea, il sudore e il passo claudicante mio, insomma, no? E quindi, però è un libretto, mi rendo conto, denso, ma sempre di libretto si tratta. Allora, dissento, dissento, è un grande libro e si fa leggere, e da chi ama la lettura e anche da chi non la ama, e questo è veramente un grande pregio. Pietro Trecagnoli, le tue considerazioni su tutte queste voci che mi premono dentro. Allora, nonostante quello che dica Andrea, un libro importante, è vero che sono pezzi sparsi, sono argomenti che apparentemente nati con altri scopi, però diciamo sono messi insieme e raccontano non solo la grande capacità narrativa di Andrea, ed è un libro anche bello da leggere, che si legge diciamo subito, per l'amicizia anche che ho con Andrea. E anche tra l'altro, questa è una piccola parentesi, un bel oggetto fisico, cioè questa collana è molto ben studiata dai caratteri, dalla copertina, eccetera. Quindi è raro adesso trovare queste cose. Le voci, cioè Andrea è una voce, tante voci, e uno scrittore per essere tale deve essere una voce. Ma per avere una voce bisogna avere anche uno sguardo e dei piedi. Uno sguardo perché capire il mondo, capire quello che ti circonda, capire i piccoli e i grandi mondi, capire un po' anche la vita, no? Guardarla e andare nei posti quando è possibile, camminare. E, diciamo, la letteratura si scrive con le mani, ma si pensa, si cresce con i piedi. E tra l'altro c'è una cosa che voglio dire, Antonella, tu hai detto benissimo tutto quello che il libro contiene, la forma e anche diciamo le sane ambizioni che c'ha questo modo di raccontare. Tra l'altro è quello che diceva Andrea, che lui fa fatica a scrivere, una cosa che io capisco, che io non amo molto scrivere, però lui quando scrive questa fatica la fa diventare una leggerezza, perché vede, chi legge questa fatica non la vede. Lui pratica in questi racconti qualcosa che poi è diventato anche un po' una moda, però ovviamente lui non c'entra quello del fare l'autofiction, no? Qui non c'è niente di fiction, qui è tutto auto, è tutta autobiografia, non è inventato niente, però a volte sembra che sia qualcosa di inventato e perciò diciamo diventa letteratura e non è solo autobiografia. Poi una cosa che mi piace molto del suo sguardo è che mi fa pensare mi fa venire in mente una parola che si usava ai tempi diciamo del regno di Napoli, cioè qua per definire tutte le persone che non erano della città di Napoli, erano dei regnicoli che venivano dal regno, non era sinonimo di provinciale, anzi i regnicoli che venivano, molti dei martiri del 99, quindi l'intelligenza più avanzata della fine del Settecento, venivano dal regno, erano dei regnicoli,
dei regnicoli urbani venivano definiti, cioè regnicoli che venivano in città. Cosa voglio dire con questa parola? Anch'io mi sento molto regnicolo, cioè coloro che guardano il mondo, in questo caso regnicolo non di Napoli, ma regnicolo del mondo intero, dell'Europa, di tutto quello che è apparentemente è il centro. Lui ha questo sguardo esterno, mai che ha compassione delle cose, ha compassione delle persone, ha persino delle pietre, e poi però le guarda con uno sguardo più disincantato di chi sta al centro, perché chi sta al centro è preso dal turbinio, diciamo, di essere al centro, se lo gode il centro. Chi è che chi lo guarda da fuori, dal suo carattere di regnicolo, vede più cose, secondo me, ha una prospettiva migliore. Non so se lui è d'accordo, però io lo considero un pregio quello di guardare tutto da una certa distanza. E poi, diciamo, lui in tutto questo riesce a raccontare un sud, è un sud molto, molto umano, ma anche una capitale, perché poi una parte di questo libro, di questi racconti, sono ambientati a Roma, la sua irrequietezza baudelariana, cioè di questa sete che aveva quando lui da giovane è andato a Roma, ha cominciato a frequentare questo mondo terribile che è l'informazione, la comunicazione. Quindi c'è anche buona parte di una visione centrale, però sempre con quello sguardo di chi è a distanza, di chi sente da dove viene. Io vengo da lì, poi in tante altre cose che ho letto di Andrea, che continuo a leggere sui social, sui giornali, tutto questo è esplicitato ancora meglio, cioè questa sofferenza a volte di sentirsi inadeguato, no? Che però solo sentendoti inadeguato puoi fare meglio. L'inadeguatezza è un modo per andare avanti. Se ti senti a tuo agio, adeguato, non fai niente. Se ti senti inadeguato, cresci. Puoi solo crescere. Io per adesso mi fermo. Sì. Andrea. È molto bello quello che ha detto. Molto Pietro. Bello, sì, lo molto. Condivido assolutamente. Sì. Grazie, anche grazie. Questo senso di inadeguatezza che, voglio dire, è infondato, però è quasi ontologico. È infondato fino a un certo punto, però è anche proprio il mio modo di essere. Veramente cammino sempre sentendomi uno che non... Eppure nella vita ci sono stato, non mi sono tirato fuori, cioè ci sono stato dentro le cose, però... La sensazione prevalente è stata sempre quella di estraneità e di non essere accettato in fondo, no? E questa marginalità, questa lateralità mi permette di vedere cose strane. E quando cammino per Napoli mi succede sempre di... Io soffro molto a Napoli perché io amo moltissimo questa città, e però da sempre, sin da ragazzo, ho sofferto questa strana sindrome che potrei sintetizzare così. Cioè, per me è un grande dolore non essere napoletano, non essere accettato da Napoli. E questa cosa, pur avendo molti amici, avendo vissuto a Napoli per dei periodi, cioè, io continuo a portarmela addosso anche ogni volta che ci cammino. Cioè, cammino in una città che sento profondamente mia, ancora più di Roma, e però la vivo come se fossi un abusivo. È la mia condizione di giornalista, di amante, di... Solo in una cosa sono stato finora sempre, fino in fondo dentro, nella paternità. Nella paternità non sono mai stato né marginale, né laterale, né liquido, né sono stato, come dire, granitico. Sono stato embedded, come si dice con una parola in inglese, diciamo. E questo libro è dedicato ai tuoi figli, Claudio e Anna. Tu narri, per riagganciarci anche della profonda provincia, no? Laddove qualcuno, Carlo Levi, diceva che manco Cristo ci arrivava. E narri di te, ragazzo giunto a Roma, ricco solo di un grande talento, di una volontà rembante. Nella capitale tu guadagni spazio, comunque conosci personalità importanti, ti fai stimare, raggiungi obiettivi considerevoli, comunque il tuo curriculum parla per te. Ma oggi, tutto questo... Un ragazzo con le tue stesse doti e origini potrebbe realizzarlo? È più facile o più difficile secondo te? Ma secondo me è più facile. È più facile perché veramente era difficile tutto nel mio caso. Era difficile anche trovare un libro, era difficile entrare in contatto con qualcuno. E la separazione fra classi dirigenti e popolo era più netta. E andando a ritroso era ancora più netta. Oggi diciamo che c'è una maggiore possibilità di incrociare
persone, di avere opportunità, di avere strumenti, anche di conoscenza, voglio dire. Se tu cresci in una famiglia contadina dove non ci sono libri, insomma, non è che hai grandi possibilità negli anni Ottanta in Basilicata di trovare libri o quant'altro. Quindi è chiaro che è tutto più difficile. Il problema qual è? E qui voglio spezzare una lancia a favore dei ragazzi di oggi. Il problema qual è? Che quando tu hai tutto a portata di mano, quando tutto in apparenza sembra semplice, in realtà è tutto più difficile, perché viene a mancare quella che noi, in maniera un po' rozza, in maniera un po', possiamo definire fame. Io avevo una fame, per cui francamente avrei camminato a piedi da Rotonda, il mio paese di origine in Basilicata, fino a Roma, pur di stringere la mano a un regista, a uno scrittore, a un poeta. Oggi quella fame, per esempio, nel mio figlio adolescente non la vedo. Vedo una grande ambizione anche, ma un'ambizione fredda, anche, come dire, un'ambizione in qualche misura coccolata da un benessere che io non avevo. Allora, penso che oggi da un lato sia tutto più a portata di mano, dall'altro però credo che stia venendo meno quella ferocia, quella fame, quella tigna che magari fino alla mia generazione gli italiani avevano, per cui dovevi farcela a costo di strappare coi denti le cose. Però credo che in linea di massima sia tutto più semplice, ecco. Però felice colui che ha dei sogni e ha tutto contro, perché davvero ha una marcia in più per farcela. Questo è vero. Pietro Treccagnoli, hai parlato di fiction, autofiction, ora Emmanuel Carrère, Annie Ernaux, no? Producono letterature del sé, autofiction, per usare un termine appunto anglosassone, fanno tendenza, ecco. Ma il romanzo, per come noi lo conosciamo, secondo te è davvero così in agonia? No, il romanzo ha la grande capacità di evolversi, e poi il romanzo ha tante cose diverse, dipende anche dal cosiddetto genere. Il romanzo, il grande romanzo, quello che poteva essere il romanzo che ambisce non alla ambisce un pubblico alto, scusatemi se uso delle categorie un po' obsolete, quello lì è sempre più ridotto, si è sempre più rinchiuso in se stesso. Ha meno spunti, ha meno fa più fatica anche ad emergere. Poi diciamo, quello poi sono i posteri che danno la famosa sentenza per quanto riguarda questo tipo di romanzo. Esistono invece romanzo più che narrazione, che spesso è quasi solo sceneggiatura, che noi facciamo fatica anche a definire grande letteratura, che comunque vive e porta avanti, appaga quella sete, quella fame di narrazione, di fiction, di coinvolgimento che sempre c'è nel romanzo. Il romanzo è cambiato tantissimo. Noi definiamo romanzo solo perché è una storia con un inizio, una fine, qualcosa che c'è in mezzo ed non è scritto in versi. Però se li mettiamo a confronto i grandi romanzi tra di loro sono diversissimi, hanno sia per come sono scritti, sia per come sono pensati, sia per a chi si rivolgono. Cioè, tra l'altro il romanzo in sé, come lo giudichiamo noi, è quello ottocentesco. Essenzialmente noi per tutto il Novecento abbiamo considerato il romanzo, tranne appunto i grandi libri che so, Proust, Kafka oppure Musil, quello che vogliamo, insomma erano romanzi impostati nella tradizione ottocentesca. Lo stesso Thomas Mann, che è tra i più grandi scrittori di romanzi di tutta la storia della letteratura, aveva questo carattere tutto sommato ottocentesco. Quel romanzo lì tende a ridursi in maniera, come dire, è rivolto, è massificato per certi versi e anche si rivolge a un pubblico ritardatario, per usare delle categorie del marketing, che andrà sempre un po' finendo, marginalizzando, caratterizzandosi sempre come nicchia di mercato, come nicchia di come forma di scrittura vera e propria. Il romanzo è... Io insomma, sento in continuazione dire che è la morte del romanzo, cioè, muore ogni 5-6 anni. Muore perché non è mai esistita l'idea di romanzo, secondo me, di romanzo, unica di romanzo. Quindi adesso va molto l'autofiction,
va molto un altro tipo di genere di romanzo. C'è stato, diciamo, a metà degli anni 80 poi il romanzo postmoderno, che adesso nessuno si sognerebbe mai di scrivere, di definire un romanzo postmoderno, intanto ne continuano a scrivere. Prima ancora c'era l'École du regard, cioè, sono tutte forme diverse del romanzo. Io non credo che è morto, non credo che morirà, la voglia di raccontare e di ascoltare le storie, cioè, poi cambiano le forme, ma è normale, questo mi sembra nella natura delle cose. E secondo te, Andrea? Ma così riottoso tu a scrivere un romanzo, no, che io attendo, però. No, il discorso è, proverò a dire poche cose, spero semplici, perché il tema è molto complesso. Ha ragione Treccagnoli, romanzo è tutto ciò che si autodefinisce romanzo. È un genere elastico, diciamo. Poi devo dire che mi hanno sempre appassionato poco in generale i romanzi, sin da ragazzo, li ho sempre letti, studiati, ma mi hanno sempre appassionato poco perché sono un impaziente, sono un nevrotico, sono uno che preferisce la coltellata allo stomaco, preferisce il cazzotto, preferisce, diciamo, ricevere emozioni forti. Ecco perché sono andato sempre di più sulla critica letteraria, sulla poesia, letteratura eterodossa, appunto teatrale, spuria, eccetera, perché sentivo una necessità, un'urgenza maggiore. Il romanzo è inevitabilmente anche un passo lungo, una freddezza, un'ironia, una distanza. Io dei romanzi non sopporto una cosa, la volontà, quando sento il rumore di ferraglia della volontà, cioè quando sento che lo scrittore non aveva niente da dire, ma si è imposto di mettersi davanti alla macchina da scrivere, davanti al computer, ha iniziato a scrivere. Io quella cosa la sento, e la sento colpevolmente, perché è colpevole perdere tempo, cioè se non hai niente da dire, non è grave. Voglio dire, Boccaccio, Torquato Tasso, Giambattista Marino, Guido Guinizelli hanno scritto molto meno di Antonio Scurati, hanno scritto molto meno di, voglio dire, per fare dei nomi, no? Degli scrittori di oggi, di Sandro Veronesi e quant'altro. Non c'è bisogno di scrivere tanto. La lirica greca che noi amiamo e che... cioè, ci sono alcuni poeti, Archiloco, Saffo e quant'altro, cioè, che hanno veramente scritto pochissimo, no? Cioè, eppure noi ci continuiamo ad abbeverare ai loro versi. Allora, questa cosa di dire, ma da quando è che non scrivi, quando è che scriverai l'altro libro, cioè, ma abbiamo già scritto troppo, secondo me. Allora, il romanzo è vero, ha ragione Treccagnoli, il romanzo non è morto, non morirà mai, eccetera, però sento che se non diventa un momento della verità e della necessità e dell'urgenza, e se continua ad essere professionismo o addirittura marketing, sarà condannato a una sua irrilevanza. Perché, per esempio, questo mio libro, che ha un suo piccolo pubblico, però la gente si è divertita a leggere, perché, per un semplice motivo, perché io quando scrivo, come dicevo Pietro prima, siccome posso scrivere solo le cose vere, che proprio mi premono dentro, se no mi fa paura scrivere, è chiaro che chi legge si percepisce che c'è un briciolo di verità, diciamo, un barlume di verità. Ma se non c'è una verità, una necessità, un'urgenza, il lettore ti compra, ti segue ai festival, fa finta che sui social apprezza quello che dici, ma tu fondamentalmente non incidi, non lasci niente. Allora io direi, concentriamoci meno sulla forma, perché qui c'è una sorta di feticismo del romanzo. Ecco, secondo me una scritta su un muro vero, vera, sincera, può essere più dirompente, più sconvolgente, più profonda di un romanzo di 600 pagine scritto con la volontà perché vuoi vincere il premio Strega, vuoi pubblicare con la Mondadori, vuoi avere successo. Cioè, io leggo dei libri che sono puro volontarismo. Invece la letteratura deve essere una coltellata. Se ti viene di darla sta coltellata, la dai. Se non stiamo fermi, il silenzio, allora che concludo, il silenzio che fa paura, perché è tremendo il silenzio, no? Sia nella vita privata che nella vita di uno scrittore, ma il silenzio è importante. E invece noi non riusciamo a stare in silenzio. Devo dire, questa cosa la sto imparando con gli anni. Se uno non ha niente da dire o non vuole dire niente, è una cosa importante, è una cosa bella, anche quel silenzio parla. Sono d'accordo, lo sai che sono d'accordo. Beh, insomma, non è grave stare in silenzio. Tra l'altro, anche da questo tuo intervento, lo dico ancora di più, io in questo romanzo, parlando di classici, ho ravvisato
più domande, come è giusto, che risposte, e dal sapore appunto scettico, ma penso proprio al Marco Aurelio, no? Sì. Dei colloqui con se stesso, anche lui ha scritto pochissimo, ma lo leggiamo ancora e affondiamo. Una mia lettura costante negli anni. Sì, una mia lettura costante negli anni. Sono uno che ama profondamente gli stoici, per un semplice motivo, essendo io un viscerale, un emotivo, cerco sempre conforto in chi invece insegna il controllo delle passioni, cosa nella quale ho fallito grandemente. Ti volto quindi una domanda che anche tu ti fai nel libro, e se ti sei dato una risposta, cosa rimane delle illusioni dei vent'anni? Ah vabbè, proprio domande così. Rimane sicuramente un... Io lo leggo molto ai luoghi, ho un rapporto un po' particolare con i luoghi. Le persone tendono a scomparire, la nostalgia delle persone tende un po' a scomparire, mi prendo un profondo malessere quando vado nei luoghi, quando percorro i luoghi dove sono stato giovane, eccetera. Cioè ho un rapporto, credo, nevrotico, morboso con i posti, vale per Napoli, vale per alcuni posti di Roma, vale per la Basilicata, per una certa Calabria, per i luoghi dove da ragazzo facevo il cameriere, cioè mi ossessionano i luoghi. Poi non penso che fosse migliore la vita, non penso, io non sono stato uno che si è divertito, insomma ho avuto sempre una mia serietà, un mio senso del sacrificio, eccetera. La cosa che oggi un po' rimpiango, la dico proprio con sincerità, e sono a 45 anni, quindi sono in una fase di passaggio della vita, e la sento da uno o due anni, prima non la sentivo tanto questa cosa. La cosa che incomincia a farmi paura è non avere più quell'energia fisica, quella forza fisica che avevo a 20 anni. Al netto di tutto, perché la felicità non l'ho mai conosciuta, diciamo, essendo stato sempre uno così tormentato, eccetera, però quello scatto fisico, quella sicurezza del corpo, quella mi manca, e anche se è tutto meglio oggi, vedo meglio anche se sono più miope, faccio l'amore meglio anche se sono più debole, è tutto meglio, però quello scatto lì, quella pura energia, obiettivamente mi manca. Sostituiamo questa gagliardia giovanile con l'esperienza, no? Si fa di necessità virtù, come si dice. Proprio in chiusura, abbiamo pochi minuti, però una domanda proprio bruciante, una risposta veloce a entrambi. La letteratura, la poesia, salvano o dannano? Pietro? Ma tutte e due le cose ovviamente, però io credo che non credo molto nella scrittura che ha e nella lettura che ha un valore terapeutico. Cioè, io penso che la scrittura e la lettura siano essenzialmente una forma di piacere e una forma di comunicazione. Quando la comunicazione è anche piacevole, va bene. Quando io sono molto d'accordo, non so se l'ho scritto, ma comunque l'ho pensato, quello che diceva Andrea, sto comunque apprezzando molto il silenzio. Io riesco, quando non ho niente da dire, non sto zitto. E non ritengo che la scrittura debba essere anche questo. Quando non c'è niente da scrivere, non bisogna scrivere. Non è la scrittura, la vera letteratura, la vera poesia, non è mai un fatto di volontà, sedersi al tavolino, oggi scrivo 40 pagine. Io poi una vita che ho fatto il giornalista, dovevo scrivere per forza, lì non era diciamo una forma di volontà, lì era una imposizione, 70 righe e 20 minuti. Cioè, voglio dire, siccome vengo da quel tipo di lavoro, per me quando devo scrivere per me, devo pensare per me, devo leggere per me, o mi piace o lascio perdere. Quindi per me la lettura, la scrittura e la lettura soprattutto mi aiuta a vivere, non saprei neanche fare qualche altra cosa. Tutta la mia vita ho letto e scritto, quindi non so dire com'è diversa, come si vive diversamente. Vabbè, questo è... Andrea. Ma io approfitto per ringraziare Pietro Treccagnoli, che stimo tantissimo come scrittore, come giornalista, e a cui voglio bene come amico, per quello che ha detto oggi. Rapidamente. Io non so se credo che siano categorie molto troppo alte, non sono alla nostra portata, dannazione, salvezza. Credo che la mia vita sarebbe stata più brutta senza la letteratura, soprattutto senza i libri letti. Quelli scritti non mi interessano tanto, mi interessano molto quelli letti. Ho capito meglio, non lo so, diciamo che è stato tutto più intenso.
Non so se è stato migliore vivere attraverso e grazie alla letteratura, però so che è stato tutto più intenso, l'amore, il disamore, il dolore, i luoghi, il senso della memoria, dell'identità, cioè ha aggiunto, come diceva Antonio Pizzuto, la letteratura vita alla vita. È come vivere in maniera ancora più forte, è una sorta di moltiplicazione, per cui tu quando entri poi nella realtà ci entri ancora più forte, ancora più carico, ancora con maggiore intensità, tutto qua. La salvezza, io, per me è un tema puramente religioso, io mi affido al Signore sperando sempre che ci sia. Io concordo con entrambi, personalmente io sono più i libri che ho letto che i libri che ho scritto. Ah, ecco. Condivido in pieno. Prendo molto le distanze da ciò che scrivo, perché cioè, una volta anche quando ho pubblicato anche grazie ad Andrea, è stato il mio edito, avrei ricominciato tutto da capo, perché una volta scritto cioè, non mi piaceva più niente. E io ringrazio moltissimo davvero i miei ospiti, Andrea Di Consoli, grazie di essere stato qui con me, e Pietro Treccagnoli di aver partecipato a Culturando. Consiglio caldamente la lettura di tutti queste voci che mi premono dentro, anche come regalo natalizio, lo potete regalare anche a chi non legge niente. Però consigliamo anche l'ultimo libro di Pietro Treccagnoli, perché Elogio di San Gennaro. Elogio di San Gennaro, quindi. Elogio di San Gennaro, assolutamente. E poi voglio dire, San Gennaro ci protegga sempre, il grande santo. Io ho fatto un documentario su San Gennaro, quindi io mi affido totalmente. E saluto e ringrazio anche chi ci ha seguito e do appuntamento alla prossima settimana, sempre a Culturando, sempre alle 18:30 del sabato e tutti i giorni in replica alle 11. Grazie, arrivederci.